Cool è un ragazzo goffo e imbarazzante. Nella clinica scolastica si rifiuta di lasciare che l'infermiera gli faccia un vaccino anti-influenzale, con la paura degli aghi. È vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola, in quanto è un nerd. Melanie è una delle poche persone che lo tratta bene. Nel suo quartiere, tre ragazzini si avvicinano a Cole per intimidirlo e prenderlo in giro. Quando Cole agisce disinteressato, uno dei ragazzini, Jeremy, lo spinge a terra, mentre gli altri ridono. Qualcuno da lontano attira l'attenzione. Abby, una giovane e bella donna, che difende Cole dai bulli. Avverte Jeremy di non disturbare Cole di nuovo, mentre buca la ruota della sua bicicletta. Questo li spaventa e fuggono. Bee è la sua babysitter, ed è anche una delle sue amiche più care. Controlla Cole per assicurarsi che non sia ferito. Bee porta Cole a casa e chiede come stanno i suoi genitori. Bee dice che esce con lui solo perché viene pagata per farlo. Tuttavia, Bee gli assicura che si diverte molto con Cole a prescindere e lo fa arrossire. Appena arrivano a casa, Bee ricorda a Cole che si rivedranno domani sera perché i suoi genitori hanno intenzione di fare un viaggio. Cerca sua madre e la trova nel cortile cercando di piazzare trappole per ratti e insetti. Cole dice a sua madre che la gente lo prende in giro a scuola. Lei lo consola dicendo che le cose nella vita fanno paura quando si è giovani. Lei gli assicura però che le cose andranno molto meglio quando si invecchia. Più tardi, il padre di Cole gli dà lezioni di guida. Cole ammette di non essere ancora pronto ed è troppo spaventato per accelerare. Entra nella stanza dei suoi genitori per avere una conversazione con loro, ma sono entrambi occupati. Sull'autobus, Cole dice a Melanie che sente che ai suoi genitori non piace e colgono ogni occasione per evitarlo. Melanie dice a Cole che pensa che Bee porta dei ragazzi in casa ogni volta che Cole si addormenta. Si incuriosisce e dice a Melanie che rimarrà sveglio tutta la notte per testare la loro teoria. Quel pomeriggio, Cole spia Bee, la vede con un altro ragazzo. Questo scatena gelosia in lui. Lui continua a fissarla fino a quando qualcuno non lo colpisce con un pallone da calcio. Più tardi quel giorno, i genitori di Cole si preparano per partire. Gli ricordano le cose che può fare e le cose che non può fare mentre sono via. Il campanello suona e sua madre gli chiede di rispondere perché probabilmente è Bee. Così si dirige verso la porta d'ingresso per accogliere la babysitter. Entrambi si salutano con la propria stretta di mano. I genitori di Cole poi partono. Bee e Cole ballano durante la notte. Hanno installato le luci come se fosse un nightclub. Nuotano anche in piscina e fondamentalmente si divertono. Mentre preparano la cena, Bee e Cole parlano di astronavi. Questi sono i rari momenti in cui Cole si sente come se qualcuno lo stesse ascoltando. Continuano a scherzare. Dopo, decidono di passare una serata a tema cinema nel cortile. Un proiettore riproduce il film sullo schermo ed entrambi, a turno, recitano. Entrano in casa e si mettono sul divano. Bee prende in giro Cole dicendogli che gli piace Melanie, ma lui nega completamente. È ora di andare a letto, ma Cole dice che non è stanco. Bee decide di fargli fare uno sciottino in modo che possa addormentarsi più velocemente. Le chiede di bere anche lei. Lei accetta e torna in cucina per il suo sciottino. Mentre Bee è in cucina, Cole lo versa in un vaso. Mentre Bee ritorna, tossisce e finge di averlo bevuto. Cole è ora nella sua stanza, fingendo di essere già stanco, e va a dormire. Ma invece chiama Melanie e discutono del loro piano per spiare ciò che Bee farà mentre dorme. Bee entra nella stanza per chiedere se Cole ha bisogno di qualcosa. La ringrazia per essere stata così gentile con lui. Entrambi dicono buonanotte, così Bee lascia la stanza. Mezz'ora dopo suona il campanello. Melanie lo incoraggia ad andare a vedere cosa fa Bee. Esce silenziosamente fuori e striscia verso la scala per vedere cosa sta succedendo. Vede Bee e molti dei suoi amici, Max, Allison, John, Sonia e Samuel. All'interno del gruppo, Samuel sembra essere quello sfigato. Stanno tutti giocando ad obbligo o verità. La bottiglia punta a Bee. Max la sfida a baciare tutti nella stanza. In primo luogo, dà a Max un rapido bacio sulle labbra. Successivamente, lei ed Allison hanno una sessione bollente che coglie tutti di sorpresa. Intrattenuto da questo, Cole continua a guardare dal piano di sopra. John non riceve un bacio da Bee e tutti ridono. Bacia Sonia sulla fronte e poi procede a Samuel, però si rifiuta di baciarla di fronte agli altri. Bee finalmente lo bacia. Pochi istanti dopo, infila brutalmente due coltelli nel suo cranio. Samuel urla di dolore e paura. Bee gli dice che
che li sta aiutando a realizzare uno scopo più grande. Dal piano di sopra, Cole rimane incredulo. Bee rimuove i coltelli dalla testa di Samuel mentre muore lentamente. Mentre riempiono il calice con il suo sangue, John tocca la testa di Samuel mentre il sangue dal lato sinistro è bloccato. Tuttavia, scoppia e ora è coperto di sangue. Il calice è ora pieno, così depongono Samuel nell'angolo della stanza. Il gruppo apre una grande valigia per recuperare un libro. Il libro è antico e delicato, contenente versi che useranno per un rituale. Bee dice che dovrebbero iniziare il prima possibile in modo che possano andare al piano di sopra e ottenere il sangue dell'innocente. Dopo averlo sentito, Cole sussulta, rendendosi conto che sarà usato come un sacrificio umano. Cerca di chiamare la polizia. Riesce a contattarla e l'informa che un ragazzo è morto nel suo salotto. Trova un coltello da tasca nella sua stanza per difendersi. Tuttavia, sente il gruppo avvicinarsi alla sua stanza, quindi finge di dormire. Cole sente che Sonia userà una siringa su di lui per estrarre il sangue. Si fa prendere dal panico, ma non è in grado di muoversi perché non ha altra scelta che stare fermo. Gli tengono il braccio e inseriscono l'ago, ma mancano la vena al primo tentativo. Fanno un secondo tentativo e ci riescono. Bee lo infila nel letto, ma nota la finestra aperta nella sua stanza. Non appena escono, Cole si alza per fare una corda con le coperte prima che tornino. Pronta ad uscire dalla finestra, Bee lo scopre. Tuttavia, cade incosciente dopo aver perso un po' di sangue. Cole si sveglia nel loro salotto ed è legato ad una sedia. Bee e i suoi amici si riuniscono davanti a lui. Sonia gli dà da mangiare un biscotto. I ragazzi lo interrogano dicendo che avevano bisogno del suo sangue per un progetto scientifico. Gli chiedono della finestra e delle lenzuola. Cole dice che stava solo cercando di sgattaiolare fuori in modo da poter fumare, ma il gruppo non è convinto. Mentre parlano, Cole cerca di tagliare la corda usando il coltello. Sfortunatamente, uno specchio è dietro di lui e il gruppo può vedere il suo riflesso. Lo prendono in giro e scherzano sulla sua determinazione di scappare. Bee decide di lasciarlo andare e ordina a Sonia di scioglierlo. Prima di avvicinarsi a Cole, arrivano i veicoli della polizia e il gruppo va in panico. Bee si agita e chiede a Cole se è stato lui a chiamare i poliziotti e se ha visto l'incidente di Samuel. Chiede aiuto così Max lo prende a calci per zittirlo. Due agenti di polizia aprono a calci la porta e ordinano a tutti di fermarsi. Max lancia un oggetto appuntito contro un agente e colpisce il suo occhio. L'ufficiale ferito preme accidentalmente il grilletto e colpisce Allison e lei viene gettata via. Il suo petto sinistro sanguina. Mentre John implora l'altro ufficiale di non sparargli, Bee arriva da dietro e gli taglia il collo. Insoddisfatto, Max si avvicina all'ufficiale che ha attaccato e lo finisce brutalmente. Gli altri ufficiali della stazione contattano i poliziotti, ormai morti, attraverso la radio. Il gruppo fatica a trovare cosa dire perché non conosce i codici della polizia. Chiedono a Cole. Lui dice 10:53, ma Bee pensa che sia una trappola. Lei gli chiede di nuovo e lei dice 10:04 e tirano un sospiro di sollievo calmando la situazione. Allison soffre a causa delle ferite, ma il gruppo si rifiuta di chiamare un'ambulanza, in quanto li metterà in una posizione critica. Mentre il resto cerca di curare Allison, Cole trova l'occasione perfetta per scappare. Si precipita al piano di sopra, mentre John lo insegue. Cole lo spinge e scivola su una macchinina a giocattolo per poi cadere dal secondo piano. La sua testa colpisce la maniglia della scala e un trofeo affilato gli perfora il collo. Ora che uno di loro è morto, il gruppo diventa più agitato nei confronti di Cole. Corre nella sua stanza e si arrampica fuori dalla finestra. Sfortunatamente, Max arriva da lui e tira le lenzuola. Senza altra scelta, Cole si lascia cadere. Riesce a correre al garage e a nascondersi sotto una macchina mentre Max gli sta dando la caccia. Vede improvvisamente il corpo senza vita di Samuel e così va in panico. Cerca degli strumenti per proteggersi. In una vecchia cassetta degli attrezzi trova un razzo pirotecnico ed escogita un piano. Rientra in casa attraverso le fondamenta dove sua madre tiene le trappole. Sonia sospetta che Cole sia entrato. Così decide di entrare. Cole rimane fermo sotto una coperta e trattiene il respiro per evitare qualsiasi rumore. Sonia punta la torcia nella direzione di Cole. Sonia poi tocca un ragno che si trova sopra di lui. A questo punto Cole è terrorizzato, ma Sonia decide di andarsene perché non ha trovato nulla. Striscia di nuovo verso l'uscita. Cole allontana il ragno e la trappola lo cattura, provocando un rumore. Sonia se ne accorge e torna indietro. Lui le spara contro il razzo, ma la manca. Le mani di Sonia però finiscono sulle trappole per topi e Cole scappa. La intrappola nel seminterrato e accende un razzo pirotecnico con lo spray per insetti, bruciandola fino alla morte. L'esplosione getta Cole lontano. Max insegue Cole fuori casa.
Cole riesce a farlo inciampare e a prendere a calci le sue parti intime, causandogli un dolore estremo. Max si alza e strangola il ragazzo. Ansimante per l'aria, entrambi notano un suono. Cole dice a Max che Jeremy, il suo bullo, sta lanciando uova verso la sua casa. Jeremy balla mentre si diverte a prendere in giro Cole. Dopo aver mostrato l'apprezzamento per l'ingegno di Cole e averlo esortato a iniziare a difendersi, Max lo spinge ad affrontare Jeremy. Cole minaccia Jeremy che lo prenderà a calci. Lancia goffamente un calcio, ma fallisce miseramente. In cambio, Jeremy lo prende a pugni a terra. Cole spiega che un gruppo di adolescenti sta cercando di ucciderlo e che i poliziotti sono morti in casa sua. Nonostante le sue osservazioni disperate, Jeremy gli rompe un uovo in testa. Max lo aiuta, ma Cole lo prende a pugni. Max insegue Cole su una casa sull'albero. Quando sta per strangolarlo, la casa sull'albero cede perché è troppo vecchia. Max viene ucciso quando, cadendo, rimane impiccato nella corda dell'altalena. Cole guarda il suo corpo sotto shock e sente uno sparo. Fugge alla casa di Melanie e le spiega la situazione. Lei lo informa che suo padre non c'è e sono soli. Bill lo segue, osserva la casa mentre li cerca. Entrambi riescono a rimanere in silenzio e ad aspettare. Mentre si nascondono in una stanza, Cole si scusa con Melanie per averla trascinata in questa situazione e le assicura che si prenderà cura di lei. Chiede a Melanie di chiamare la polizia, poi bacia Cole prima che se ne vada. Entrambi sorridono per una frazione di secondo nonostante la situazione. Cole ritorna a casa sua, ma è completamente buia e vuota. Cerca di rimanere in silenzio mentre cammina. Trova Allison morta. Si assicura che non stia respirando, guardandola intensamente. Si dirige verso la cucina e trova il libro gigantesco. Improvvisamente Allison si sveglia e lo attacca, ma lui le dà un pugno alla sua ferita. Continua ad inseguirlo usando il coltello. Prima che possa pugnalarlo, Bill la uccide con il fucile del poliziotto. Il sangue di Allison è ora sul viso di Cole. Minaccia Bill che brucerà il libro, che è molto importante per lei. Bill si avvicina lentamente a lui. Gli confessa che una volta era insicura e mite proprio come lui, fino a quando non ha fatto un patto col diavolo per ottenere tutto ciò che voleva, sacrificando persone innocenti e versare il loro sangue sul libro, mentre recitava i versi. Da allora, Bill ha viaggiato da diversi luoghi per trovare ragazzi giovani ed innocenti come lui. Anche se gli offre di entrare nel culto, Cole rifiuta e brucia il libro. Questa volta il fascino di Bee non ha funzionato su di lui. Corre a casa di Melanie per prendere l'auto di suo padre. La guida sconsideratamente verso la casa, mentre Bee è distratta dal libro in fiamme. Il veicolo si schianta direttamente contro di lei. Cole scende dall'auto distrutta. Si dicono addio mentre ricordano la loro amicizia. Bee inizia a fare la loro stretta di mano, ma Cole la lascia morire da sola. Gli agenti e i vigili del fuoco arrivano a casa. I suoi genitori vengono e si precipitano ad abbracciarlo. Dice ai suoi genitori che non ha più bisogno di una babysitter. Pochi istanti dopo, Bee attacca un pompiere in casa. Fine, grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto e vuoi aiutare la crescita del canale, lascia un like, commenta e iscriviti. Grazie.